Ciao ragazzi, sono tornata. Questa volta non sono da sola. Inizieremo il primo episodio di questo nuovo, nuovissimo format ideato da me. E non me lo copiate, per l'amor di Dio, perché mi arrabbio, che si intitola Il podcast dei non famosi. Perché questa volta, invece di intervistare le persone delle quali poi alla fine sappiamo già un po' tutto, no? Quindi che cosa dobbiamo chiedere a questa gente famosa? Poco. A me interessa invece far parlare le persone, tra virgolette, normali, perché siamo tutti normali, ma semplicemente quelle che hanno poca voce, che nessuno si interessa di interpellare, ma che fondamentalmente hanno una storia importante, un vissuto di un certo livello, e che può molto spesso dare anche aiuto agli altri, perché ci si può confrontare con magari storie molto simili e rendersi conto di come queste persone hanno affrontato la vita, come sono venute fuori. A me è fondamentalmente proprio questo che interessa, cioè il fine del podcast è riuscire a dare la motivazione alle persone che magari si lasciano un pochino anche così andare, che si demotivano, che non riescono a venire fuori da certe situazioni molto difficoltose, e magari, come dicevo prima, riuscendo ad avere delle similitudini in queste storie che racconteremo, possono prendere forza, possono prendere energia. Oggi qui con me c'è un carissimo amico che è stato anche un mio allievo, ragazzi, che vi racconterà il suo passato. Allora, Fabio, intanto ti presento. Fabio, ti chiami Fabio Mi tu? chiamo Si Fabio. chiama Fabio. Allora, io l'ho voluto qui nel primo episodio perché prima di tutto lo conosco, quindi so che comunque ha una storia importantissima. Non potremo dire tutto, 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 però insomma, tra le righe cercate di capire. E lascio a te la parola, racconta un po' la tua storia, da quando sei piccolino ad oggi che cosa è successo. Poi ogni tanto, come sempre, io sono una rompibaglia. Allora, quando facevo i video con Alberto mi dicevano che non lasciavo parlare persone, a te lascerò così un po' più di spazio. Allora, raccontami un pochino. Dunque, io vengo da un'infanzia per cui non ero atletico assolutamente. Da bambino piccolo piccolo, appena nato ci sono stati dei problemi con le vaccinazioni fatte appena nato, quindi sono cresciuto particolarmente con denutrizioni, mancanze, robe del genere, perché appunto avevo dei problemi a livello renale. Cosa è successo? Ci sono stati, diverse cose nelle quali non posso neanche entrare perché ho una diffida, però ho avuto un'infanzia difficile. E cosa è successo? Ho iniziato come obiettivo personale ad allenarmi a 21 anni, tranquillamente, come fanno più o meno. Adesso va più di moda rispetto Tanti che era allora. bravo, sì, stavo Adesso va più dicendo, di moda rispetto che oggi allora, sì. una volta allenarsi era solo per gli atleti, no? Sì, infatti non c'era l'idea che si potesse essere atleti giovani, si potesse No. fare bodybuilding da giovani, si potesse fare una roba del genere. Adesso è molto più comune anche come pensiero. Ma anche perché i social hanno aiutato un po' a portare, Assolutamente. no, alla ribalta la palestra, gli atleti bodybuilders. Una volta le palestre erano un po' negli scantinati E di nicchia, eh. poi quando ho iniziato a fare bodybuilding io, i bodybuilder erano gli mass monster, E per certo, cui erano qualcosa di inarrivabile per un ragazzo di 20 erano i anni. veri bodybuilder. Sì, è la mia generazione di bodybuilding Erano preferita, i questo bodybuilder, lo devo dire ragazzi. Adesso assolutamente. c'è un po' un Sì, minestrone. Vabbè, sì. Io sono lasciamo stare. proprio, il mio target di bodybuilder è anni 90 fino al E 2010. certo, Ok, quella il real generazione bodybuilding. lì, quando erano grossi e tirati, e dovevano Certo, essere quello, non non era un tirati. concorso di bellezza, non dovevano essere belli, dovevano essere grossi e tirati. Parliamo di categoria open di oggi, Sì, quello che sì. fondamentalmente è il Mister Olimpia. Tutto il resto è un contorno, non diciamo questo, è un contorno. Vieni.
È un po' buono. Per adesso, appunto, la gara per cui ho preparato era una gara di classic, perché io non sono grosso abbastanza, non certo. Sarò grosso abbastanza probabilmente per tutta la mia vita, avendo iniziato in questo modo. Sì, però diciamo che abbiamo dato la possibilità, hanno dato, io non ho fatto niente, la possibilità anche a chi geneticamente non ha la predisposizione a diventare enorme di potersi confrontare. Ma difatti, men's physique, classic physique, io non vedo un bodybuilding nel nome della categoria. No, io li vedo più come concorsi di bellezza, certo, che come gare in bodybuilding. Poi la gente si incazza a sentirmelo dire, io stesso faccio classic physique, perché io non sarò mai un bodybuilder open, posso impegnarmi quanto voglio, però... Nelle donne era la stessa cosa. Io quando ho iniziato a gareggiare c'erano due categorie: di bodybuilding femminile, soft fino a 55 kg e sopra le hard. Finito, ciao, arrivederci. Adesso ci sono le bikini, le shape, le physique, le wellness. Cioè, da un po' di anni ci sono più categorie femminili all'Olimpia che maschili. All'Olimpia, infatti, la tiriamo un po' in là, cioè fino a mezzanotte bisogna aspettare la categoria di spicco, che è la open, sì, perché prima ci sono tutti gli altri. Sì. Però, e poi sta. Così come chiedi a un appassionato di macchine la differenza tra un crossover e un SUV, chiedi a un appassionato di bodybuilding la differenza tra una figure e una fitness. Buonanotte. Ok. Vabbè. Torniamo al nostro. Torniamo a Fabietto. Io a 23 anni, a seguito di questi danni pregressi, avendo iniziato appunto anche a fare allenamenti con bilanciere, eccetera, che erano per me più difficili di tutto, la mia schiena a un certo punto non ha retto. Mi sono saltate tre vertebre a livello lombosacrale e ho avuto un paio di protrusioni un attimo sopra, poi diciamo il tutto sempre per ragioni delle quali non possiamo parlare, non mi è stato diagnosticato correttamente il tutto, non mi è stato possibile operarmi quando sarei stato da operare, eccetera, quindi sono stato in fisioterapia e simili per molti anni, molti anni. Per 8 anni ho avuto dolori che si pensava fossero cronici. Certo. Beh, anche perché quando sei così giovane, insomma, danni così importanti alla schiena sono dolorosissimi. Poi venissi da una base atletica per la quale io ero in grado comunque di ricostruire, avendo magari una muscolatura di base. Esatto, mi venisse dato il modo di ricostruire qualcosa intorno. Morale della favola, comunque, diciamo, l'infiammazione a livello del nervo sciatico, a livello degli scleurali che schiacciavano, le piriformi che schiacciavano, eccetera. Oh, quella è rimasta. Quella è rimasta 8 anni. Certo. Scusate il rumore di sottofondo, ma c'è un trattorino che cammina. È Rocco, è sempre presente. Scusate. No, Rocco. Rocco fa parte del gioco, è sempre in mezzo, prezzemolino. Ehi, no, piange l'amore, no, si piange. Sentito che stiamo parlando di me. E la mia storia, perché è un attimo particolare, perché come io ho iniziato a veramente guarire il tutto, perché durante il Covid, come tutti durante il lockdown, io ero in casa e come la maggior parte, purtroppo, io sono ingrassato come una bestia. Certo. Io ero arrivato a mangia, basta. 117 kg di schifo, ho iniziato a ordinare Glovo 3 volte a settimana, poi sono diventate 5, all'epoca io ero uno dei fortunati che avevano un lavoro, perché io lavoravo da casa, certo. Quindi i soldi mi arrivavano, quindi dicevo non c'ho un cazzo a fare, si mangia, su cui spendere, mangiamo, facciamo festa, mangiamo. Certo. Convivevo con la mia ragazza all'epoca, che lei con problemi alimentari a sua volta, lei pesava 37 kg. Io pesavo, mangiare anche quel che ho mangiato. Attenzione, fate il calcolo, io pesavo 3 volte lei. Tanta roba. E però ho detto, cerchiamo di uscire da questa situazione, vediamo quando riapre il mondo di uscire da questo, vediamo che opzioni ci sono. Però appunto avevo sempre avuto questo fascino per il bodybuilding, certo. Avrei voluto fare di più per varie questioni, anche per il fatto che dopo aver rotto la schiena non avevo neanche modo di allenarmi, modo di lavorare, guadagnare abbastanza, eccetera. Non avevo mai trovato il modo di andare oltre. Lì mi sono detto, ok, sono grande, vivo da solo, la mia vita è mia,
Proviamo un attimo con quello che è un po' meno legale, quello che è parte del bodybuilding, perché tanto parte. Sono i due sport che si allineano proprio in questo momento. Io sono la prima a fare informazione su questo. Ecco, faccio un piccolo stop. Che sia chiaro, ragazzi, adesso continueremo con la sua storia. Questo non è un incitamento a fare quello che ha fatto lui. Ok? Noi raccontiamo la sua storia, la sua esperienza. Lui ha fatto questo per reagire a quello che gli succedeva. Non vi stiamo insegnando a fare la stessa cosa. Anzi. Assolutamente. Okay. E poi Barbara è diventata la mia coach dopo. Questo l'ho fatto per conto mio. Certo. Attenzione. Sì, diciamo che io sono stato più supporto psicologico per l'allenamento. E per leggere i ritmi della preparazione. Perché certo, quelli sono certo, veramente difficili. Che lui è più che informato. Quindi aveva bisogno solo di una spinta, sì, di un qualcuno che gli desse coraggio. Ecco, io stesso in realtà avevo lavorato nel fitness prima, certo, del Covid, dopo aver rotto la schiena, quando ho rotto la schiena, quindi ero, diciamo, in quell'ambiente. Non ero quello, ero il classico meccanico che sa tutto della macchina tranne come funzionano le ruote. Bene. Che sono i nostri personal trainer, bodybuilder, natural, la teoria, eccetera, ma non la pratica. Sanno quelle cose lì. Ho studiato, ma poi questo no, perché no. E lì mi sono detto, no, studiamo anche questo, vediamo un attimo come funziona. E quindi, diciamo, i 2 anni più o meno del lockdown li ho usati per studiare quello, trovare il modo di avere delle fonti di cui mi potessi fidare, perché comunque è qualcosa che metto nel mio corpo. Io poi non sono neanche mai stato neanche da bere droghe cazzate, eccetera, mai stato nel corso della vita, mai interessato né niente. Per cui... scusate... Rocco, tengo io qua così, sì, tutto il tempo, tutto. Sì, sì, eccolo, è arrivato il nanetto. Scusate. E quindi, diciamo, inizio post-Covid tramite alcune sostanze che poi non andiamo a nominare, anche perché no, cosa succede? Non vogliamo fare informazioni, andiamo a fare danni. Non è quello che ci interessa. Ok. Però quello che è successo è che sono effettivamente andato a guarire i danni causati, beh, prima di tutto dagli anni post infortunio, quindi anche le zoppicande, eccetera, che si erano causati sugli sportivi. Perché tu non camminavi proprio. Ho fatto un periodo in cui questa gamba qui è stata proprio paralizzata, sì. Diciamo, per il resto zoppicavo, guidavo, ma era tutto molto difficile. Principalmente quello che mi prendeva era la sciatica e per chi ne soffre, specialmente a livello grave, sapete che è quel dolore che rimane sempre. È quel dolore che non molla mai, per cui uno dice mi addormento e quindi non ci penso. No, senti il dolore pure mentre dormi, senti il dolore pure mentre sogni. È allucinante, è incredibile da spiegare a chi non ha idea. Sì, sì, è assolutamente così, perché io non ho sofferto da ragazzina montando a cavallo. Stavo bene quando ero in sella perché mi si scaldava la parte e quando scendevo ero zoppa. E io iniziai la palestra, guarda, no? Proprio per rafforzare il mio parete lombare, perché probabilmente avevo già qualche, insomma, vertebrina un po' stortina e questo mi ha fatto sparire questo dolore. E la mia situazione per quegli 8 anni, infatti il mio pensiero costante è stato come faccio a far andare via questo dolore, che c'è sempre, in ogni momento. Come faccio? Non fatelo voi. Sì, diciamo, io ho prima provato tutte le altre cose, ok? L'ho esaurito tutte le altre cose, per me non hanno funzionato. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, a quanto sento, si riescono a risolvere, certo, tramite, certo, osteopati, fisioterapia, onde d'urto, acido ialuronico e simili, più tutti gli altri trattamenti che man mano si scoprono negli anni. Nel mio caso, purtroppo, no, perché venivo da una situazione probabilmente pregressa, per cui danni erano già stati fatti. Troppo grosso. E quindi, diciamo... questo in me è stato quello che è riuscito a tirarmi fuori. E da diciamo lì... che sei, senza saperlo, hai iniziato a fare una cosa che poi in realtà è stata la bacchetta magica. Sì, io ho detto proviamo, vediamo cosa ne esce. Ho provato tutto il resto, proviamo anche questo.
Peggio di così non può andare. Sì, ho detto al massimo mi tiro fuori anche da questo, l'ho provato e basta. E nel mio caso ha funzionato, ecco, nel mio caso ha funzionato. E quindi da lì, non dico che ci ho preso gusto per cui, però ho detto, ok, ci sono tante cose che si possono provare, tante sostanze che si possono provare, tante cose che si possono provare. Proviamo alcune cose, proviamo a vedere come le sento su di me. Quindi negli anni, prendendomi i miei periodi in cui provavo le cose, i miei periodi in cui facendo sempre gli esami durante, eccetera, io facevo in modo che i miei valori si rinormalizzassero. Questo è fondamentale, quando si fa un determinato tipo di scelta, almeno i controlli. Perché moriva la gente una volta e muoiono ancora tuttora? Perché dicono, sì, no, ma io sto tanto bene, no, ma non voglio smettere. Ma poi se smetto perdo tutto. Poi ti viene il sangue al naso quando ti alleni. Poi c'hai i reni che non riesci a mangiare niente. E dici, no, vabbè, ma è la dieta questa. Controllati, vedi quali sono le varie cose. Purtroppo oggi, col fatto che i social portano alla ribalta tanti campioni, tanti giovani credono che quello sia la soluzione senza informarsi. Io lo faccio per le donne, perché da esperienza mia dico, ragazzi, io l'ho fatto per me e non insegno a nessuno a farlo, anzi vi dico solo quali sono i rischi e i pericoli. Poi fate due conti, quindi informazione e soprattutto supporto comunque di controlli, tutto il resto che è fondamentale. Anche perché i giovani hanno questa cosa che, anche se non andiamo a guardare il bodybuilding, anche se andiamo a guardare a parlare di quelli che escono la sera e si sfondano di alcol, droga, eccetera. Intanto che sei giovane, ok, la mattina dopo ti svegli, eccetera, riesci ancora ad andare al lavoro, riesci ancora a fare le tue cose e tutto. Poi magari i danni te li sei fatti. Quando sei giovane riesci magari anche a tutti i danni molto di più. Il problema è che non rimani giovane per sempre. No, anche perché un accumulo di anni, di determinate cose, alla fine, senza rendersene conto, ma riportano il conto, il ripetere questa parola. Però è così, fondamentalmente. E il bodybuilding è uno sport pericoloso. Perché il bodybuilding è uno sport molto pericoloso. Perché è pericoloso allenarsi in palestra, perché gli infortuni che si fa la gente, che chi si allena tanto tempo ha, ognuno di noi ha qualcosa. Certo, l'usura. E ho la spalla, e ho il braccio, e ho i gomiti, e ho le ginocchia che non reggono più, e ho questo, e ho quello. L'usura. Pur senza avere, tipo, che gli sia strappato il pettorale. No. Tutti, è una conseguenza. A tutti, prima o poi, il nostro corpo non è perfetto, qualcosa si usura. Certo. Qualcosa si usura. Poi, dobbiamo anche andare a mettere sotto sforzo il nostro sistema endocrino, mettere sotto sforzo il nostro cuore, che è la prima cosa che va, mettere sotto sforzo il nostro fegato, per chi dice no, non mi faccio le punture, mi prendo tutte le pastiglie, tanto è più easy, eccetera. Metto sotto sforzo i reni, perché sempre queste cazzate, e poi mangiano, e poi bevono, e poi questo, e poi quello. Purtroppo sì, non c'è un rigore, ecco, in questo, no? Perché gli atleti, diciamo professionisti, sanno il danno che possono avere, però sono molto inquadrati. La gente normale, oltre a questo, fa anche tutto il resto, quindi diventa potenzialmente rischiosissimo. Sì. L'atleta stesso poi può avere l'idea che io mi sto preparando a questo e per il resto devo occuparmi della mia salute, oppure può avere l'idea, tipo un certo Nick Walker, mi preparo per due Olimpiadi di fila, non ne faccio nessuna delle due, ma intanto continuo per 2 anni di fila a... Io Nick, quando gli guardo quelle vene varicose che ha sulle gambe, mi domando quanto può resistere ancora quel corpo. Per aver saltato 2 Olimpiadi di fila poi. Sì. Per aver saltato 2 Olimpiadi di fila, per non averne neanche fatte le ultime 2 Olimpiadi. Così, perché non si vede in forma. E gli dici, professionista, è un'altra roba, che tu firmi un contratto, tesoro, lo fai. Però vabbè, apriamo altri capitoli. E quindi arrivi a sentirti finalmente alla persona che volevi. Sì. Mi ha aiutato moltissimo a livello... Poi non è l'unico modo per arrivare a questo.
questo. Certo. Attenzione, mettiamolo per priori. Non è l'unica cosa per sentirsi bene con se stessi, con il pubblico, eccetera, dire ah, sono grosso, c'ho il bel fisico, questo. Guardate sui social la quantità di ragazzini che non fanno altro che allenarsi e poi non hanno il coraggio di parlare con una ragazza. Quelli che sui miei commenti mi dicono no, ma io in palestra non parlo con le ragazze, io vado lì per allenarmi e questo eccetera. Poi sono più piccoli di me e non sono in grado di parlare con una donna. Certo. Non basta il fisico, non basta allenarsi, dovete lavorare su voi stessi. Assolutamente. Qui, per sentirvi a posto con voi stessi. Certo. Perché? Perché se non ci sentiamo, secondo me, nella posizione per cui siamo adatti al mondo intorno a noi, a quello che dobbiamo affrontare, eccetera, non è sempre colpa del mondo, non è sempre colpa degli altri, colpa di questo, colpa di questo. Dipende magari sempre ogni tanto dobbiamo lavorare anche su noi stessi. Io dico che tutto quello che ci accade, nel bene e nel male, gli altri sono di contorno, dipende solo, esclusivamente, dalle nostre scelte. Sì. Siamo noi a fare la differenza. E questo è un po' il senso di questo podcast, no? Farvi vedere quanto tante persone abbiano sofferto, ma che comunque, siccome loro volevano in qualche modo riuscire a vivere, hanno trovato la soluzione. Ognuno a suo modo, poi non bisogna copiare lo stesso modo, perché ognuno di noi è diverso. Anche perché questo ha funzionato per me, ma bravo. Non vuol dire che voi siete me. Ognuno ha la sua storia. Quindi no, ci sta, però è trovare la chiave che ci aiuti a tornare a vivere, a tornare a sorridere, perché sennò ragazzi, cioè, viviamo un'esistenza tragica, sì. Perché se è sempre tutto negativo, ci va sempre tutto male, tutto quello che succede, e poi è una catena, perché è questione di energia, sì. Attiriamo solo tutto quello che c'è intorno a noi di più negativo possibile. Sì, sì. Io mi sono essenzialmente perso i miei 20 anni, perché appunto... tra questi infortuni e altre cose, eccetera, non ero in grado di vivere la mia vita. Poi, appunto, io vengo anche da... appunto, adesso sono sicuro di me stesso, eccetera, ma vengo da un passato di ansia allucinante, eccetera. Certo. Adesso ho iniziato a vivere una volta compiuti i 30 anni. Tra l'altro, questa era una cosa sulla quale volevo tornare. Io mi sono trovato molto bene con te come coach in preparazione, perché il ruolo del coach non è solo di dirti... allenati, non è solo di dirti fai questo, fai quello, no, è il fatto di farti sentire che fin tanto che tu fai le cose come si deve, fin tanto che tu riesci ad arrivare a portare il meglio di te stesso, quella è la cosa importante, perché sul palco, una volta che tu hai dato nel corso della preparazione il meglio di te stesso e sei arrivato a un certo punto, il risultato, la medaglia è la cosa che conta di meno. Certo, assolutamente, la vittoria è con te stesso, sempre. Il ruolo del coach è, io lo dico sempre, quando a me chiedono per quale motivo quando io ero professionista avevo anch'io un coach, no? Ma non sei capace tu di far da solo. Anche il Mister Olimpia ha un coach, una coach che è addirittura sua moglie, no? Sì, no? Sì. Quindi ha maggior ragione, perché? Perché è una persona che ti sta accanto, sì, e ti conosce perfettamente, sì, hai fatto bingo. E perché bisogna avere questa figura? Semplicemente perché noi da soli non ci vediamo mai, anche i clienti che si vogliono mettere in forma hanno bisogno di una figura di rappresentanza, mm-hmm, che gli faccia vedere la strada, ma non perché tu non la sappia. Perché così tu sei tranquillo, devi eseguire gli ordini e basta. Avere anche una mano psicologica che sai che stai facendo le cose giuste. Nel mio caso poi io mi allenavo da più di 10 anni. Cioè non è che non sapevi allenare. Non è che non so come fare una lattlascina. Esatto. E me lo doveva spiegare. No, certo. Anche se ci prepariamo a una gara di bodybuilding, ci si aspetta che noi la lattlascina lo sappiamo già fare. Direi. Ok? Direi. Non che ho iniziato ad allenarmi oggi, mi prendo una coach, fra 6 mesi saliamo sul palco. Quello è un altro discorso. Spesso succede che noi atleti esageriamo perché non ci bastiamo mai. Quindi il ruolo del coach è dire va bene così o non va bene così, perché noi da soli non riusciamo a arrivare a
ad avere la lucidità mentale per fermarci o per fare di più. Normalmente facciamo sempre troppo, perché sì, non ci bastiamo mai. E no? Questo non vuol dire che questo vale solo per me, che sono della piccola categoria, no, eccetera. No, tutti uguali. Guardiamo su Instagram, in Italia abbiamo Nicola Scarpa, non certo, so se è presente. Certo. Uno dei bodybuilder più incredibili che abbiamo, probabilmente il bodybuilder open migliore che abbiamo in Italia, non gareggia. No. Non gareggia. Non si vede abbastanza. Non si vede. Poi, vabbè, che ci siano problemi con gli FBB, quello è un altro discorso. Certo. Se il bodybuilder arriva a quei livelli e non gareggia, il problema qual è? Perché non si sente a suo agio con salire sul palco. Nick Walker è la stessa cosa. Non mi sento fisicamente pronto a una settimana. Cioè, perché mentalmente non ci stai con la testa. E poi, ne balzi una è una cosa. Ne due, balzi di due. Fila, ragazzi, chi ti crede più? Ma poi, cioè, è più credibile. Cos'è della tua carriera? Ti ricordi Patrick Moore durante il Covid, che era un bodybuilder con uno stile molto simile al classico, molto estetico, che era salito sul palco e mi pare Flex Wheeler disse, mi ricorda Ronnie alla sua prima gara. Poi che fine ha fatto? Sparito. Meteore. Quanti chili ha messo? Meteore. Riuscire ad andare avanti anni, eccellere, è difficilissimo. È una maratona. Solo i superdotati a livello proprio fisico, ma mentale. Sì. Prima di tutto l'essere geneticamente predisposti è qua, sì, la testa. Sì. Poi il corpo risponde. No? Io sempre racconto ai clienti, la prima cosa da controllare è la mente. Sì. Perché la mente comanda il corpo. Una volta che riusciamo a comandare bene questa robina che abbiamo qua dentro, abbiamo fatto 100. E poi, anche se iniziamo a lavorare su noi stessi, anche se iniziamo a fare i nostri protocolli, ci mettiamo a posto con la testa, eccetera, le cose richiedono tempo. Assolutamente. Così come se io faccio mangiare un ciccione un'insalata, non è che mi dimagrisce. No. Ok? Ne deve mangiare un po' di insalate, per un po' di tempo. Così come se io vedo una persona grassa in palestra che magari si sente insicura di se stessa sul tapis roulant, eccetera, cosa io penso di lei? Assolutamente nulla. Prima volta, assolutamente nulla. Io la vedo per 4 mesi ogni giorno su quel tapis roulant e la vedo perdere peso. C'è un problema. Se la vedo perdere peso, inizio a dire bene. Brava. Se la vedo identica lo stesso giorno in cui è entrata in palestra 4 mesi fa, dico, ma cosa l'abbiamo pagata a fare questo lavoramento? Esatto. Così come persone che sono in palestra da 5 anni, le vediamo sempre, non hanno preso un chilo di muscolo, non hanno perso un chilo di grasso. Identici. Per loro fitness è anti-aging, sono identici a come erano. Meno male che, voglio dire, che almeno quello lo fanno. Che entrano in anti-aging. Però anch'io spesso mi domando, visto che è il mio lavoro, e dico, ma non ti viene in mente che devi cambiare qualcosa? Ma evidentemente loro si piacciono, si bastano così. Perché noi, ripeto Fabio, noi atleti abbiamo un po' questa mente un po' distorta ed è comprensibile, no? Non ci vediamo mai sufficientemente in forma, quindi siamo portati un po' all'esasperazione. La gente normale, a volte, poi magari tu non lo sai, questa gente arriva magari a una perdita di peso di 20-30 kg, sì, poi li vedi sì, sempre uguale, no? Quindi giudicare prima di conoscere la vita di una persona, io dico sempre sbagliato, perché non puoi sapere quella persona il passato che ha avuto e il perché si comporta. Certo che se vai in palestra per dimagrire resti sempre uguale, abbiamo un problema. O che mi dice, sì, io sono stato tanto in palestra, in un anno ho perso 10 kg. Cazzo, io a fine Covid ne ho persi 35 in 6 mesi. Certo. Cioè, io ho perso 35 kg in 6 mesi a fine Covid, pesavo 117 kg, sono riaperte le palestre, ho detto rifacciamo tutto, mettiamoci sotto. Io in 6 mesi sono passato da 117 kg a 85, a 82. Certo, okay? Perché sei partito. Perché quello era il mio obiettivo, ho detto questo facciamo. È anche questione delle risorse che ci metti. Risorse sì, intese non necessariamente priorità. Euro che io spendo su Prozis integratori. No, quella è priorità. Non io pago il coach, quindi il coach mi deve far dimagrire. No. Attenzione, risorse vuol dire nel corso della giornata io mangio quello che mi serve, vuol dire io vado a dormire e dormo quanto mi serve, vuol dire io balzo gli allenamenti perché oggi non ho voglia e domani ho questo. No,
Balza una cosa, dire ok, oggi ho questa cosa perché è lavoro, mi devo, vengo domani mattina alle 7, vengo non domani basta sera entrare alle in palestra, 10. Ci vuole la determinazione di voler arrivare dove si vuole. Bisogna avere anche la fortuna di trovare qualcuno che insegni la strada giusta, perché sì, purtroppo, e come non tu ben sai, sono in grado di fare qualcuno dei nostri colleghi non è che proprio insegna a migliorare. Ah, se uno si fida e dici dopo 2 anni hai lo stesso coach, sei sempre uguale, fatti 2 domande. Esatto, però vabbè, magari il tuo coach che i progressi, se tu avessi avuto la voglia di impegnarsi, che magari quei progressi ce l'avresti fatta in 6 mesi, il tuo coach invece ti ha tenuto per 2 anni continuando a chiederti i soldi della scheda ogni mese. Però io gli dico, il problema non è il coach, è chi ti paga. Sì, se tu non hai gli occhi per vedere. Sì. Comunque, Fabio, allora, detto questo tuo trascorso un po', ripeto, di cui non possiamo entrare in merito per ovvi motivi, ma che è stato pesante, dopo il fatto che comunque tu sia riuscito a ottenere quello che volevi, perché sei riuscito anche a fare una gara, insomma, hai avuto le tue soddisfazioni, cammini, non zoppichi più, stai bene fisicamente. Non ho più dolori. Ecco. La morale della tua vita, quanti anni hai? Facci 34 a fine mese. Ecco, quindi sufficienti per dare un insegnamento fino ad oggi, poi sicuramente andrai sempre meglio. Però fino ad oggi che cosa ti ha insegnato il tuo trascorso e cosa può essere per gli altri, diciamo, di insegnamento secondo te? La morale per me è seguitemi su Instagram. No. Beh, anche, anche io sono sui social. Se tutti influencer, anche noi dopo vi ovviamente poi sotto scriviamo anche su. No, la morale per me è ogni tanto c'è bisogno di chiedere aiuto, ma deve partire da noi. Se vediamo che non ci piace la nostra vita, che non ci piace quello che abbiamo intorno, non vuol dire che deve rimanere sempre uguale. No. Può essere un passo molto grosso da fare, possono essere molto difficili le circostanze in cui ci troviamo, per cui magari dobbiamo fare dei passi a priori, però se io non mi sento a mio agio e io rispetto a ieri, oggi e domani faccio le stesse cose, non cambio assolutamente nulla, io non mi posso aspettare che la mia vita cambi, non mi posso aspettare che la mia vita migliori. Deve partire da noi. Dobbiamo uscire dalla famosa zona comfort, che a volte è il passo più difficile, perché molte volte la gente si chiude a riccio. Tanto non cambia niente, no? Tanto cambia tanto. Bisogna fare il passo, a volte sembra rischioso, sì. Ma io dico, quando non hai niente da perdere, al massimo resti lì, c'hai provato, ma comunque sia, sempre succede qualcosa, anche perché ci diamo delle possibilità che magari non avevamo. No? Poi, dei sacrifici li dobbiamo fare? Sì, ma se abbiamo la motivazione di sottofondo, se vediamo dei risultati che escono da questi sacrifici, certo, ci verrà anche più facile farli, sì, ci verrà anche più facile farli. È tutto che ci dà molta paura quando noi siamo fermi all'inizio e abbiamo paura di perdere il poco che ancora ci rimane. Sì, sì. Ok? Di fare un passo sbagliato perché esatto, poi cosa succede? Perderemo di sicuro, guadagneremo altro, ok? E guadagneremo qualcosa di più importante, che è quello che veramente ci importa. Sì, assolutamente. Però bisogna sempre cercare di fare qualcosa da soli. Quello che ha detto lui, giustissimo, io lo condivido al 100%. Magari non bastiamo, no, magari chiediamo. Bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto, e anche questa è una cosa che dico spesso. Chiedete aiuto, ragazzi, perché da soli non si fa niente, no? A volte è proprio l'avere una spalla, o anche due, o anche tre, se sono quelle che ci servono, ma che ci aprono poi le varie porte che ci fanno tornare. E non abbiate paura di cambiare le spalle, no. Perché se le persone intorno a voi, invece, se a loro andate bene così e non vogliono che cambiate, attenzione, magari quello può essere un problema. Attenzione, magari quello può essere un problema. Purtroppo è difficile, purtroppo dobbiamo pensarci sopra noi, ok? Dobbiamo ragionare noi, dobbiamo guardarci intorno, dobbiamo essere in grado di valutare e giudicare il tutto. Allora, io
credo che in qualche modo questo primo episodio sia stato sufficientemente positivo. Cosa dite? Allora, beh, ovviamente, allora, numero uno, iscrivetevi al mio canale, che è sempre Book Adventures, però iscrivetevi, mettete like, commentate per favore se questo episodio e se questo format vi interessa, perché da oggi, per ora, fino a febbraio, io ho intenzione di continuare perché le persone si sono già attivate per ascoltarsi. Quindi se è una cosa che vi può far piacere ascoltare, io sono qui per voi e cerchiamo in qualche modo di aiutarci, perché come dicevamo prima, no, l'unione fa la forza ed è fondamentale. Io spero che la storia di Fabio in qualche modo vi possa essere stata utile, che sia stata interessante, per me lo è. Ti ringrazio Fabio per la tua testimonianza. Ti ringrazio per lo spazio. Bando. Grazie a te, ci rivediamo in palestra, quindi attenzione. E io sui social sono il Divino Official e non parlo di bodybuilding, no. Faremo un'altra puntata. Io faccio qualcos'altro. Faremo... dunque, non abbiamo approfondito qua. Quindi mi sa che è il caso che Fabio torni a raccontarvi che lavoro fa. Ragazzi, che lavoro fa secondo voi Fabio? Scrivetelo qua sotto. Ciao ragazzi! Ciao!